il cuore del progetto è dare una nuova vita a materiali tradizionali attraverso le nuove tecnologie applicate ai beni culturali. E quindi attraverso la fotogrammetria, attraverso la modellazione 3D su Blender, attraverso tutta quanta una serie di tecniche che riescono a collegare oggi i computer alle macchine automatizzate e in questo caso alle fresatrici. Quindi dare un nuovo sviluppo all'accessibilità e attraverso sia i materiali tradizionali che l'innovazione legata ai beni culturali. Di fianco a questi bassorilievi, sul pannello finale verranno montate anche delle leggende in braille, in modo che ciò che si vede e che si tocca sia fruibile da tutti, un po' come succede sui libri di storia, ma lo facciamo su una pietra usata millenni fa già dai romani. La ricerca del materiale presso le cave di Tivoli è stato un elemento essenziale, poiché la finalità del progetto è quello di dare un'esperienza tattile perfetta al non vedente. Il pannello verrà installato lungo l'Appia Antica e in realtà si tratta di due installazioni, due pannelli, uno che riguarda la parte classica, uno che riguarda la parte medievale del monumento sull'Appia Antica, appunto il mausoleo di Cecilia Metella, e lavoreremo proprio per fare queste due installazioni e consentire a tutti quanti un'accessibilità molto molto approfondita.